Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura continuiamo a seguire le ricerche sul Monte Velino dei quattro dispersi di cui non si hanno più notizie da domenica. Proseguono appunto le ricerche sfruttando anche le condizioni meteo favorevoli di queste ultime ore. Noi andiamo in diretta proprio dal campo base da dove partono i soccorritori, dove c'è il nostro Paolo Renzetti, a cui do il buongiorno. Allora Paolo, racconta questa mattinata continue ricerche dei quattro che si pensa a questo punto dovrebbero essere, insomma, lo speriamo che siano salvi, ma dovrebbero essere stati travolti da una valanga. Sì, grazie, grazie Alfredo, un buon pomeriggio a te e ai nostri telespettatori dalla frazione di Forme di Massadalbe. Siamo nella Marsica, in provincia dell'Aquila, non lontani da Avezzano, e questa è la base operativa dei soccorritori che stanno lavorando dalla serata di domenica alla ricerca dei quattro escursionisti che proprio domenica erano partiti da Avezzano per questa escursione in montagna, di cui non si hanno notizie. Quinto giorno di ricerche, un centinaio gli uomini impegnati in queste ricerche che almeno nella giornata di oggi, ma anche in quella di ieri, hanno potuto giovarsi di condizioni meteo sicuramente migliori rispetto ai giorni scorsi, dopo la neve, il vento e la nebbia di lunedì, martedì. Nelle ultime 48 ore le condizioni sono sicuramente migliorate, questo è un fatto sicuramente positivo per permettere un lavoro migliore da parte dei soccorritori, gli uomini del soccorso alpino, della Guardia di Finanza, carabinieri, polizia, vigili del fuoco, 118, sono davvero tanti gli uomini di queste forze dell'ordine a lavorare ininterrottamente alla ricerca, lo ricordiamo, di Valeria Mella e del suo fidanzato Gianmarco Degni, di Gianmauro Frabotta e Tonino Durante, tutti e quattro di Avezzano, di cui non si hanno notizie proprio dalla serata di domenica. Proseguono, come detto, anche qui alla base di Forme di Massadalbe i briefing. Uno è terminato proprio qualche istante fa e ci sono comunque delle notizie che siamo riusciti ad avere proprio in tempo reale prima di questa diretta, perché è arrivato il georadar proprio nella giornata di oggi, ed è già questo un fatto sicuramente importante. Per la giornata di domani verrà fatto arrivare qui a Forme di Massadalbe un battipista, un macchinario particolare che poi dovrà essere portato con un elicottero proprio nella zona in cui si stanno concentrando le ricerche dei quattro escursionisti. Un lavoro non semplice, perché questo, questa macchina, questo battipista è sicuramente molto pesante, dunque occorrerà un elicottero particolare, un elicottero modello Ericsson, per trasportare proprio questo battipista nella zona dove si stanno concentrando le ricerche, una zona dove ci sono diversi metri di neve. Poi ascolteremo anche delle interviste, dove ovviamente per il momento si continua a lavorare e a cercare i quattro escursionisti senza l'ausilio delle macchine. Quella di oggi è un'altra giornata difficile per i parenti dei quattro escursionisti che sono alle nostre spalle. Vedete la zona proprio dietro di me, che è inibita ovviamente ai giornalisti, ai curiosi, dove si trovano ovviamente le forze dell'ordine e coloro che stanno coordinando qui dalla base di Forme i soccorsi. Ovviamente sono ore difficili per i parenti di queste quattro persone. Questa mattina qui a Massadalbe
c'è stato anche, è venuto anche l'assessore regionale Guido Liris, presente anche il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio, ovviamente il direttore responsabile della protezione civile della regione Abruzzo Silvio Liberatore, ma poi ci sono i vertici delle forze dell'ordine, in particolare il prefetto dell'Aquila Cinzia Torraco ed il questore Gennaro Capoluongo, che qualche istante fa a colloquio con i giornalisti ha detto: preferisco non rilasciare dichiarazioni, non è questo il momento delle parole, possiamo dire solo che stiamo lavorando ininterrottamente con grandi professionisti per cercare queste quattro persone. Come detto, allora questa mattina tra i presenti, persone che ovviamente autorità in questo caso che sono venute a seguire minuto dopo minuto le ricerche dei quattro escursionisti, anche l'assessore regionale Guido Liris, che abbiamo portato ai nostri microfoni. Se la regia è pronta possiamo andare a vedere questo primo contributo. Assessore, state seguendo come Regione Abruzzo queste ricerche, le ricerche dei soccorritori, ovviamente si spera di trovare delle persone ancora vive. Stiamo seguendo quotidianamente quello che sta accadendo, e non soltanto per motivazioni istituzionali, ma perché ci sentiamo vicini alla popolazione, ai familiari, ai soccorritori, e perché è giusto che un'istituzione come la Regione, che ha mezzi, strumenti, logistica, personale, volontari, metta a disposizione tutto quello che può alla catena di comando gerarchica, che è poi quella coordinata dai Vigili del Fuoco, soccorritori alpini, Guardia di Finanza, coloro che hanno studiato, che si aggiornano per scegliere e quale sia la metodologia, quali siano i tempi, quali siano i modi per intervenire in queste situazioni. Sappiamo che ci sono delle coltri di ghiaccio spesse in dei punti dove ci sarebbero una concentrazione, un ammasso di neve abbastanza importante staccatosi dall'alto, e quando ci sono questo tipo di massi, di coltre di ghiaccio, si interviene anche con strumenti più invasivi, ma in maniera controllata, in maniera intelligente, in maniera da non mettere a rischio la vita che stiamo ancora cercando, perché noi stiamo cercando la vita, non stiamo cercando corpi, stiamo cercando la vita, lo speriamo, lo vogliamo, lo dobbiamo ai familiari, lo dobbiamo alle persone che sono ancora in vetta, lo dobbiamo ai soccorritori, senza false illusioni, false speranze, che sono situazioni e notizie, anche notizie bluff che stanno fake, che stanno girando in queste ore. Stiamo sul pezzo, facendo coordinare, come è giusto che sia, questo tipo di emergenza e di soccorso da chi è esperto e chi è deputato a prendere le scelte. Ecco perché la Regione Abruzzo è presente con discrezione, con attenzione, con la presenza che ci compete in termini di preparazione e per gli strumenti che abbiamo a disposizione, ma stando completamente a servizio di chi coordina i soccorsi. E dunque queste le parole dell'assessore regionale. No, Paolo, scusami, ti volevo... Queste le parole dell'assessore regionale. Sì, Alfredo. Mi senti? No, ti volevo chiedere una cosa prima di proseguire con le altre interviste che hai registrato in mattinata. Se chiaramente abbiamo ascoltato, nessuno vuole sbilanciarsi, però se hai avuto modo così anche di sentire se ci sono delle ipotesi anche su come, su che cosa è successo poi a queste persone. Beh, lo ha accennato anche l'assessore Liris, lo ascolterete tra qualche istante anche dal responsabile della protezione civile regionale Silvio Liberatore. L'ipotesi è che diciamo, c'è stata questa slavina, questo distacco notevole di una grande quantità di neve proprio nella zona in cui si trovavano i quattro escursionisti, e come ci spiegavano anche alcuni soccorritori proprio questa mattina, quella è una zona difficile, impervia, tra l'altro esposta a nord, e dove dopo diciamo il peggioramento delle condizioni meteo c'è stata una forte nevicata che ha ulteriormente complicato il lavoro di questi cinque giorni dei soccorritori. Tanta neve e anche tanto vento nei primi due giorni, e soprattutto questo ha fatto sì che fossero cancellate
le residue tracce, diciamo, quei segni avevano lasciato e che hanno lasciato gli escursionisti al loro passaggio. Dunque il maltempo della giornata di domenica, di lunedì e martedì ha notevolmente complicato proprio il lavoro dei soccorritori, però lo ha detto anche l'assessore, c'è stata questa slavina, c'è stato questo distacco di neve che ovviamente ha creato e sta creando ancora dei problemi a coloro che stanno lavorando. Io, se tu sei d'accordo, Alfredo, direi di andare ad ascoltare proprio le dichiarazioni del responsabile della Protezione Civile, Silvio Liberatore. E oggi è fondamentale sfruttare il tempo che abbiamo. Abbiamo le condizioni meteo favorevoli, purtroppo non sarà così a partire dalla serata. Per quanto riguarda i soccorritori, ne sono oltre 100 impegnati in queste ricerche. Tra l'altro, come Protezione Civile state studiando anche la possibilità di portare dei mezzi cingolati in quota nella zona dove si stanno concentrando le ricerche, così? Allora, ci sono varie possibilità, varie ipotesi, tra le quali quello di portare dei mezzi cingolati in quota. Se sarà reputato necessario, le porteremo, siamo in grado di portarli, abbiamo fatto già una procedura per portarli, ma se servono. Adesso per oggi si è deciso di non portarli, perché con questo tempo, con l'ambiente che troviamo, è meglio lavorare in questo modo, con persone a piedi. Se nelle prossime ore servirà, valuteremo, comunque siamo in grado di portarli. Liberatore, vogliamo un attimo spiegare questa zona come è dislocata e quali sono le problematiche proprio della zona dove si stanno concentrando le ricerche? Il problema è uno, è che c'è uno strato di neve molto alta, perché purtroppo quando è successo, nel giorno che è accaduto, si è verificato l'emergenza, ha nevicato molto, c'è stato un forte oltre la slavina c'è stata una forte nevicata e un forte vento che ha accumulato al di sopra di questa slavina uno strato di neve molto, molto alto. Questo fa sì che le tracce sono state cancellate e è molto più difficile la ricerca dei dispersi. Quindi il problema è stato quello che si è creato inizialmente un ambiente difficilmente su cui difficilmente si riesce a lavorare per la ricerca. Queste le parole proprio in merito a quello che stavamo dicendo qualche istante fa, Alfredo, del responsabile della Protezione Civile regionale Silvio Liberatore. In alcune zone, ci è stato detto, ci sono addirittura quasi 8, 9, 10 metri di neve, ovviamente un manto erboso molto molto grande che crea problemi. Bisogna anche dire però che i quattro escursionisti sono quattro escursionisti esperti, che sicuramente non sono alla prima esperienza, e questo fa comunque sperare in un certo senso che possa essere accaduto qualcosa anche di imponderabile in questo momento da dire, perché si tratta di quattro persone che hanno dimestichezza con l'ambiente montano, anche se parliamo ovviamente di condizioni, come diceva anche Silvio Liberatore, molto difficili. Arriverà, ne parlava anche Liberatore, nella giornata di domani, e questa notizia di pochi minuti fa, questo battipista che servirà per togliere la neve nella zona in cui, come dicevamo, si stanno concentrando le ricerche, per poter utilizzare meglio il georadar proprio in quei punti in cui stanno lavorando i soccorritori senza sosta, lo ricordiamo, dal pomeriggio di domenica. E dunque si attende l'arrivo di questo macchinario, che poi verrà portato in quota. Come detto, quattro escursionisti di Avezzano, conosciutissimi in città, ovviamente Avezzano è con il fiato sospeso, e con il fiato sospeso la Marsica, ma tutto l'Abruzzo sta seguendo minuto dopo minuto le ricerche dei quattro escursionisti, e questa mattina è venuto qui a Forme di Massadalbe anche il primo cittadino, il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio. Allora possiamo andare ad ascoltare le sue parole. Stanno andando avanti instancabilmente i soccorritori, e li ringrazio a nome della comunità marsicana, perché veramente abbiamo avuto una solidarietà, dobbiamo essere fieri di essere italiani, perché c'è stata una solidarietà generale. Io chiaramente
sto rappresentando la comunità che chiede una cosa importante ai soccorritori, di non interrompere le ricerche e di continuare ad andare a cercare. Noi insieme a tutti i familiari, a tutti i cittadini siamo qui proprio per attendere, qualsiasi cosa sia, ma vogliamo che i ragazzi vengano riportati giù e vengano chiaramente riportati. E noi speriamo sempre, perché la speranza ce l'abbiamo nel nostro cuore, come ce l'hanno i familiari che sono lì e guardano la montagna, tutti i familiari sono lì, da 4 giorni, veramente è una cosa struggente, quel dolore voglio testimoniarlo a nome di tutti i marsicani, perché è un dolore veramente immenso. Questa è la montagna della Marsica, il Monte Velino, alto più di 2400 metri, ha portato tutti gli escursionisti e tutti i ragazzi giovani, siamo stati su sul Monte Velino. Oggi ci deve restituire queste 4 persone, ce le deve restituire. Speriamo che oggi la cosa possa essere portata a termine, perché per i familiari è una sofferenza indescrivibile, ecco, questo è sicuro. E queste le parole del sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio, la speranza di tutti i presenti, di tutti coloro che continuano a lavorare, del centinaio di soccorritori che stanno lavorando ininterrottamente, la speranza che possa accadere davvero qualcosa di importante. Sono queste però ore decisive, bisogna approfittare anche delle condizioni meteo migliori rispetto ai giorni scorsi, anche perché per le prossime ore, già dalla giornata di domani, ci dicevano qui i soccorritori, purtroppo è previsto un peggioramento del tempo, ma la speranza c'è, la speranza continua ad albergare soprattutto nei cuori di tutti gli abruzzesi che seguono questa vicenda minuto dopo minuto. A te Alfredo, se non ci sono ulteriori domande possiamo chiudere qui il collegamento da Forme di Massadalbe. No, grazie a Paolo Renzetti e a Loris Bennato per questo collegamento, e noi adesso voltiamo pagina. Nelle scorse settimane il Forum dell'Acqua ha inviato alla Procura di Vasto 3 dettagliate segnalazioni che riguardano alcuni aspetti delle procedure autorizzative rispetto alla Sabino Esplodenti al momento del tragico incidente che avvenne, lo ricorderete, il 21 dicembre, in cui persero la vita 3 operai. Vediamo il servizio. Ci sono molti dubbi sulle procedure, anche sulle autorizzazioni in possesso dell'azienda, che noi speriamo siano fugati anche per il futuro di quell'azienda, voglio dire. Bisogna però, davanti a una tragedia di questa portata, fare chiarezza fino in fondo. Fare chiarezza sulle autorizzazioni e sull'applicazione corretta delle prescrizioni contenute nella direttiva Seveso per la Sabino Esplodenti di Casalbordino è la richiesta alla base di 3 esposti che il Forum dell'Acqua Abruzzo ha presentato alla Procura di Vasto, che sta procedendo per disastro colposo e omicidio colposo plurimo a seguito dell'incidente dello scorso 21 di dicembre in cui hanno trovato la morte 3 operai, Carlo Spinelli, 54 anni di Casalbordino, Paolo Pepe, 45 anni di Pollutri, e Nicola Colameo, 46 anni di Guilmi. Sono 23 in Abruzzo gli stabilimenti ad alto rischio sotto direttiva Seveso. Storicamente in Abruzzo non è stata molto applicata, noi ne abbiamo esperienza diretta con i laboratori di fisica nucleare e con un impianto del Vastese, della Stogit, che non aveva i piani di emergenza per i cittadini in quel caso, e solo grazie al nostro intervento, fortunatamente in quel caso preventivo, si è messo riparo a questa situazione di irregolarità di altri impianti. Ora è accaduto purtroppo questo fatto tragico per quella situazione. Abbiamo fatto delle prime verifiche, il piano di emergenza esterno per i cittadini non risulta pubblicato né sul sito della prefettura né sul sito del comune, dove ovviamente un cittadino dovrebbe trovare tutto questo materiale per documentarsi, per sapere cosa fare in caso di incidente. Il forum ha chiesto alla Procura di Vasto anche di verificare alcune incongruenze relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Le foto aeree scattate tra il 2000 e il 2017 mostrano modifiche all'interno del sito di smaltimento materiale esplosivo che, secondo l'associazione ambientalista, non sarebbero state assoggettate a VIA. L'impianto è stato realizzato prima dell'entrata in vigore della direttiva sulla valutazione di impatto ambientale, però la legge dice
che quando viene modificato, ed è stato modificato abbastanza recentemente, l'impianto doveva essere assoggettato a valutazione di impatto ambientale nel suo complesso, non per un ulteriore ampliamento. Cioè per quello, anzi, non poteva essere, quelle attività non potevano essere realizzate senza una previa valutazione di impatto ambientale. Come mai non è stata fatta? Perché la Regione dice che non è stato mai assoggettato a VIA quell'impianto, tant'è vero che appunto dopo l'ampliamento gli dà l'accordo per l'ampliamento e gli dice sì, però entro 90 giorni devi fare la valutazione di impatto ambientale, questo a novembre. Andiamo avanti, adesso torniamo ad occuparci dell'emergenza sanitaria. I ricercatori dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo per primi in Italia hanno sequenziato il genoma della variante brasiliana del Covid-19 e c'è preoccupazione per la sua maggiore contagiosità. Non sarebbe immune a questa variante nemmeno chi nel passato ha già contratto il virus. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Preoccupa la variante brasiliana del Covid-19. In Abruzzo individuati 3 casi all'interno di una famiglia aquilana di Poggio Picenze di ritorno dal Brasile. I ricercatori dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dopo aver individuato la variante inglese il 24 dicembre scorso, sono sempre loro per primi a sequenziare il genoma di quella brasiliana il 18 gennaio, come spiega il direttore dell'IZS Nicola D'Alterio. Siamo stati i primi a sequenziare tutto il genoma virale del coronavirus, della variante brasiliana, cosiddetta variante brasiliana. Tutti i virus mutano, ci sono tantissime varianti in circolazione e adesso faremo degli approfondimenti per vedere come si comporta questa variante. Ma quali sono i motivi di preoccupazione per questa variante brasiliana del Covid-19? Dalle prime valutazioni degli esperti dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise di Teramo, la variante potrebbe essere maggiormente contagiosa tra la popolazione e non risparmierebbe chi nel passato ha già contratto il Covid. Presenta alcune caratteristiche di trasmissibilità più pronunciate rispetto alle varianti classiche che siamo abituati a conoscere. E in più questa variante presenta 3 mutazioni nella proteina S, che è la proteina che interagisce con il recettore cellulare, che è anche la proteina verso la quale viene prodotta la maggior parte della risposta immunitaria. 3 mutazioni che pare, consentino al virus di scappare dall'immunità provocata da precedenti infezioni. Infatti si dice che questa variante può essere in grado di provocare delle reinfezioni in pazienti che hanno già avuto il Covid-19, quindi l'impatto che questa variante potrebbe avere sarebbe in qualche modo importante, in quanto siamo tutti a conoscenza del fatto che è in corso la campagna vaccinale, quindi sarebbe importantissimo stabilire se l'immunità provocata dagli altre varianti, ma soprattutto quella da vaccino, è in grado di neutralizzare la variante brasiliana. Per quanto riguarda l'indice RT in Abruzzo, dovrebbe attestarsi in media allo 0,81, il basso livello di rischio poi, dice in una nota il presidente della regione Abruzzo Marsilio, fa attendere una decisione da parte della cabina di regia che dovrebbe riposizionare l'Abruzzo in zona gialla. Marsilio comunque fa appello a tutta la cittadinanza affinché si perseveri nell'adottare le misure di precauzione rispettando i comportamenti virtuosi e a non considerare il passaggio in fascia gialla, dice ancora Marsilio, come un lasciapassare per atteggiamenti irresponsabili. Stesso appello che arriva dal sindaco di Pescara Carlo Masci, c'è preoccupazione per l'aumento dei contagi lungo la fascia costiera e nell'area metropolitana. Il sindaco del capoluogo del Pescarese dice che a breve, all'inizio di febbraio, ci saranno anche gli screening all'interno delle scuole medie. Sentiamo. Preoccupa la situazione dei contagi lungo la costa pescarese chietina ed in particolare all'interno dell'area metropolitana, percentuali doppie rispetto alla media regionale, che hanno indotto il presidente della giunta regionale a scrivere ai sindaci di Pescara e dell'Interland affinché si tenga alta la guardia e si continui a procedere agli screening. L'Abruzzo, che si appresta a tornare zona gialla dopo altre 2 settimane di restrizioni arancioni, potrebbe trovare proprio nell'area metropolitana di Pescara, polo attrattivo per spostamenti di lavoro e di scuola, un vulnus come fu nella prima fase della pandemia. Per questo il sindaco di Pescara Carlo Masci invita ancora una volta i cittadini a fare attenzione, a rispettare le regole anticontagio e a non affollare soprattutto nei fine settimana le zone centrali della città. Molti cittadini, io dico anche giustamente, perché un anno di chiusure generalizzate comporta comunque
la voglia di uscire, ma questo non vuol dire che bisogna abbassare le precauzioni, anzi bisogna alzarle, perché da un anno continuiamo a dire mascherine, distanziamento, pulizia, e noi il sabato, la domenica, quando giriamo, vediamo troppa gente senza mascherina che si avvicina a parlare ad altre persone che sono senza mascherina. Marsilio ha lanciato questo appello che io raccolgo. Noi abbiamo fatto in questi giorni, dall'inizio dell'anno, 20.000 tamponi. A queste attività abbiamo aggiunto gli screening fatti negli enti pubblici. Da tenere sotto controllo anche la situazione all'interno delle scuole, dove le persone in quarantena sono un migliaio a fronte di poche decine di contagi. Dopo le superiori, a breve partirà uno screening sugli studenti delle scuole medie di Pescara. E cominceremo da febbraio, i primi giorni di febbraio, quindi ci siamo. Abbiamo un quadro abbastanza ampio, ci sono in questi giorni più contagiati rispetto al passato, evidentemente il periodo natalizio ha influito e ha inciso molto sui contagi, a conferma del fatto che bisogna stare attenti, attenti, attenti. Ed ora lo sport, esordio amaro per uno dei nuovi arrivati in casa Pescara, Frederik Sørensen, che si prepara ad un girone di ritorno che dovrà vedere i biancazzurri fare molto meglio di quello d'andata, partendo dalla gara di domenica pomeriggio contro il Chievo Verona in trasferta. Sentiamo. Frederik Sørensen, intanto bentornato in Italia. Dopo queste avventure all'estero, come mai il ritorno in Italia e proprio al Pescara? Ma ho sempre stato bene qui in Italia, però 5 anni fa ho voluto andare un po' all'estero per cercare di vivere un'altra cultura calcistica, e adesso questo inverno, quando è venuto a Pescara, ho colto l'occasione di tornare in Italia. Sì, è un buon progetto qua e non vedo l'ora di continuare. Ecco, della tua esperienza all'estero, che cosa hai riportato allora nel tuo bagaglio? Ma sicuramente tante esperienze come uomo, ma anche nel calcio. Abbiamo fatto un anno di Europa League, che comunque sono state esperienze importanti. È chiaro che sono anche cresciuto come giocatore all'estero, quindi questo me lo riporto rispetto a 5 anni fa, quando ero in Italia l'ultima volta. Ecco, la scelta di Pescara in un momento difficile della squadra, che gruppo hai trovato intanto? No, ho trovato un buon gruppo di ragazzi che forse hanno colpito un po' della fiducia, ma se cerchiamo tutti insieme di combattere tutti i giorni per poi fare un grande girone di ritorno, e questo deve essere il nostro obiettivo per forza. Ecco, vieni da alcuni problemi fisici, come ti senti? Hai recuperato? Stai recuperando? Hai fiducia anche nel tuo fisico? Sì, no, io sono stato bene l'ultimo anno, sono sempre stato bene, sono stato per scelte tecniche non in campo, ma fortunato non mi sento molto bene e non vedo l'ora di giocare tante altre partite. Ecco, già subito titolare a Salerno, in una partita che non è andata bene. Intanto, che partita hai visto là? Che lavoro c'è da fare? E poi in vista anche di quella partita difficilissima che sarà quella di Chievo contro il Chievo Verona. No, ho trovato, secondo me, è chiaro che abbiamo perso 2-0, ma se siamo andati a realizzare le partite, abbiamo fatto un bel giro di pallone, però bisogna essere più concreti avanti, questo è sicuro, perché bisogna fare gol per vincere le partite, quello è sicuro. Ma ci lavoriamo questa settimana qui e poi andiamo a fare battaglia a Verona. Sappiamo che è una buona squadra, ma anche noi, se riusciamo a fare tutte le nostre potenzialità, siamo una forte squadra, quindi questo dobbiamo fare vedere. Che gara ti aspetti a Verona? Ma sicuramente forse un po' più come a Salerno. Noi siamo la squadra fuori, però secondo me bisogna che facciamo vedere proprio che abbiamo voglia di fare gol, e questo qui deve essere la differenza rispetto a domenica scorsa. Sabato scende in campo il Teramo, che tra le mura amiche affronta la vice capolista del girone C, il Bari di Auteri. Gara complicata, specie per i difensori biancorossi come Marco Soprano, che tuttavia non teme l'impatto offensivo dei pugliesi. Sì, abbiamo fatto una buona partita sotto tutti i punti di vista, diciamo, del pressing, eravamo equilibrati in campo. Diciamo, l'unica cosa è il risultato, che è venuto a mancare. Penso che durante una partita ci sono sempre quei 5-10 minuti che una squadra può soffrire.
però ci sono squadre che riescono a non prendere gol e squadre che prendono gol. Adesso noi inizio anno, quei 5-10 minuti che soffrivamo, non prendevamo gol. Ora prendiamo gol e dobbiamo cercare di migliorare questo aspetto. Non prendere gol è un buon segnale. Adesso ultimamente prendiamo almeno un gol, quindi dobbiamo cercare di ritornare a non prendere gol. In tutte le squadre c'è la concorrenza, dopo valuta il mister chi fa giocare, chi ritiene più pronto a giocare. Penso che la squadra possa meritarsi di stare non in cima alla classifica, però che si possa giocare dal terzo fino al quinto, sesto posto. E dobbiamo cercare di ritornare quelli che eravamo a inizio anno. Dico, io ho visto da fuori la partita con l'Avellino, che dopo la ripresa di dicembre ho visto una buona squadra. Poi abbiamo fatto una partita così a Viterbo e a Palermo ho rivisto la squadra di inizio anno, quindi speriamo, cioè dobbiamo continuare così e cercare di ritornare alla vittoria, che secondo me è quella che ci manca. Sono tutte partite che diamo il 100%. Sì, giustamente te hai sottolineato che contro le squadre di, diciamo, media bassa classifica facciamo un po' più di fatica, però mi sembra che contro la Paganese abbiamo vinto, quindi secondo me è dal periodo che forse è una bella partita. Adesso in settimana lavoreremo al meglio per prepararla. Non temo nessuno, sono tutti dei buoni giocatori. E ce la giocheremo. Il recupero di ieri in Serie D fra Notaresco e Vastese lascia parecchio amaro in bocca ai rossoblù, specie per la direzione di gara di Torreggiani di Civitavecchia. Rammarico espresso nelle parole del direttore sportivo Paolo D'Ercole, che sprona i suoi ad essere più precisi e incisivi in zona offensiva nelle prossime gare. Siamo col DS del Notaresco Paolo D'Ercole. La partita con la Vastese è finita veramente da pochi minuti e la rabbia è ancora tanta per quello visto, soprattutto nel secondo tempo con la direzione arbitrale. Anche le immagini testimoniano il fallo, seppur ci fosse, era fuori area. Beh, penso che l'hanno visto tutti, penso che la cosa sta diventando un po' troppo continua, gli errori continui e troppo palesi. Non lo so, forse diamo fastidio a qualcuno, non lo so, però non è possibile fischiare un calcio di rigore 2 metri fuori dall'area, non è possibile non fischiarci un calcio di rigore e calciarci un giocatore giornata prima. Andiamo avanti, adesso dobbiamo essere più forti, quindi significa che dobbiamo giocare 12 contro 11, quindi impareremo a allenarci in inferiorità numerica. Per quanto riguarda la partita, poi si è visto anche probabilmente che la squadra ha risentito del fatto che nelle ultime settimane ha potuto giocare poco. Beh sì, ma tanto oramai il campionato è diventata una sorta di farsa calcistica, perché comunque si gioca ogni 3 giorni o una volta ogni 15-20 giorni. Però non deve diventare un alibi, noi siamo forti, quindi possiamo tranquillamente vincere le partite. Poi i gol si fanno, si prendono, si sbagliano. Cercheremo di essere più precisi nelle prossime partite. Termina qui il TG6, grazie per essere stati con noi. Il prossimo appuntamento è alle ore 19. Buona giornata.